del film Profondo Rosso, bentornato a Claudio Simonetti, lui! Grazie, grazie. Questo è tutto tuo, maestro? Beh, io insieme ai Goblin abbiamo scritto molte colonne sonore, poi molte le ho scritte io da solo, perché poi ho continuato dopo la separazione del gruppo da solo. Tutto questo succedeva quando lui aveva solo 22 anni. Sì. Nasce Profondo Rosso. Com'è possibile che abbia 22 anni? È stato il mio anni? Primo film. È stato, cioè, un caso veramente... Sei partito alla grande? Sì, ma è stato veramente un momento, un periodo fortunato, perché Dario Argento allora voleva un gruppo rock per fare la colonna sonora. Allora ha chiesto al nostro produttore, ma io voglio i Genesis, i Pink Floyd, i Deep Purple, così. E lui, Carlo Bixio, era il nostro produttore, che vorrei ricordare. E allora lui disse a Dario Argento: no, guarda, ci sono questi ragazzi che sto producendo io che fanno della musica rock, prog, gotica. E Dario venne in studio. Rock, prog, gotica, no, gotica, che è una cosa. Gotica, Gigi. Gotica. E noi abbiamo preparato questo filmato perché, insomma, da lì Suspiria, Fenomena, Opera, non lo so, Il Cartaio, La Terza Madre, Tenebre, Dracula 3D, tutti. No, c'ho il gobbo, prego. Grandi scoperte di Dario Argento, che sono Claudio Simonetti, Massimo Morante e Fabio Pignatelli. Sono gli autori di quel Profondo Rosso. Cosa pensate di essere diversi dagli altri? Sogniamo solamente, non abbiamo la voce, il canto, le parole, forse abbiamo eliminato queste cose. È capitata anche l'occasione di conoscere Simonetti. E allora ho detto, vabbè, diamo qualche suggerimento, buttiamo lì dei messaggi e vediamo un po' che cosa succede. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e... Dormire! Salutare! Autostop. Starnuto. Saluti. Superman. Fare. Cioè, scusate, ma dalla musica rock alla musica dance, quest'uomo può tutto, Simonetti rimane tale. Ma come è scritto Gioca Jouer? Guarda, allora, era un periodo, io ho conosciuto Claudio Cecchetto qui che faceva Disco Ring, era, mi sembra, e poi ci siamo frequentati per un certo periodo e lui non aveva ancora fatto nessun disco, era semplicemente un presentatore DJ. Sì, sì, sì. E allora mi disse, sai, io ho questa idea così un pochettino da villaggio turistico, no? Camminare. Di far ballare la gente. Allora ho detto, vabbè, proviamo a fare una cosa del genere. Sono andato a casa e ho detto, cos'è che fa ballare la gente? La tarantella. Quindi, è questo, alla fine è una tarantella. E poi abbiamo registrato... Ottima intuizione! Sì. Abbiamo registrato questo disco, però il colpo di fortuna è che chiamarono Cecchetto per la seconda volta a presentare il Festival di Sanremo. Capito, e lo mise come sigla iniziale, che tu vedi là, che c'erano i ballerini che entravano nel teatro Alison. E quindi è il disco che ha venduto poi più di tutti del festival, che non era del festival. Quindi chissà quale, cioè la buona volta in questo caso è stata per entrambi Sanremo. Sì, sì, beh, certo, certo. Beh, Cecchetto era già famoso perché era la seconda volta però che però tornare a Sanremo è stato un bello spottone. Esatto, quindi lui è stato boom, ha messo questo pezzo e ha avuto un po'. Che poi era un festival molto importante, quell'anno c'erano Vince per Elisa, certo. di Alice, c'era ancora di De Crescenzo, insomma c'erano veramente un sacco. Maretta Primavera. Di Loretta Goggi. Come no, c'erano. Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri. Non è l'unica esperienza televisiva che tu hai fatto, perché hai lavorato anche con Raffaella Carrà. Beh, no, allora Raffaella Carrà innanzitutto io l'avevo conosciuta perché ha fatto un programma molto importante dove mio padre era il direttore d'orchestra. È stato praticamente il suo grande debutto televisivo in un programma del 1970 che si chiamava Io, Agatha e tu. E l'autore era Bruno Broccoli, il papà del professore. E quindi poi dopo io sono diventato molto amico con Gianni Boncompagni, che allora era il suo compagno. E con Raffaella addirittura andai in Giappone a dirigere l'orchestra al Tokyo Music Festival nel 79. Che esperienza è stata un'esperienza in Giappone? Bellissima, bellissima, perché innanzitutto Raffaella era una grandissima professionista, staccanovista, era veramente
tremenda, nel senso buono, no? Quindi è stato molto bello dirigere l'orchestra di giapponesi con Raffaella che cantava dal vivo, insomma, calcolo che c'erano artisti del calibro di Donna Summer, c'erano veramente molto bello. E tra l'altro con compagno è stato anche il tuo testimone di nozze, del tuo primo matrimonio. Lui e Isabella Ferrari erano i miei... Ho avuto un bel parterre del mio primo matrimonio, vabbè. Tra l'altro il tuo papà, l'indimenticabile maestro Enrico Simonetti, che proprio quest'anno in cui celebriamo i 70 anni della nascita della televisione avrebbe compiuto 100 anni. Ci faceva piacere omaggiarlo con questo filmato, ve lo vediamo insieme. Guarda che faccetta. Infatti. C'è l'orchestra e c'è Enrico Simonetti, quindi per favore Loretta avvicina Enrico Simonetti. Enrico Simonetti, per la prima volta canzonissima, dopo 13 puntate di silenzio, la voce di Enrico Simonetti. Parla Enrico. Enrico parla, puoi dire quello che vuoi, guarda. Siccome quest'anno è la prima volta che ho come partner uno che fra l'altro è anche pianista, ho fatto preparare un meraviglioso pianoforte per lei. Magnifico. E il violino? Come il violino? Ma suona anche il violino lei? Boh, direi che sono un concertista di violino, ma insomma, mi difendo. Battista, il mio Stradivari, per favore. Stradivari. Il violino è servito, signore. Grazie. Scusi, alle volte inciampo col dito. Non mi conveniente, beh. Sì. Dunque, una promessa che ho fatto al mio pianoforte, gli avrei detto che l'avrei portato in televisione. Ho capito, lasciami parlare. È un pianoforte che parla. Dunque, avrei parlato di lui. Sì. Dunque, il nostro primo ospite di questa sera... Ecco, grazie, lo volevo annunciare io, già l'ho annunciato te. Adesso hanno capito tutti che è Massimo Ranieri, l'hanno capito tutti. Ciao Massimo, come stai? Senti, io avrei un piacere da chiederti. Ecco. Chiedi pure. Torno subito, scusa. Come showman, compositore, attore, umorista, cantante, direttore d'orchestra, tutti noi, insomma, tutti voi, insomma. Era veramente un grande. È un grande. Come papà, invece? No, beh, come papà era molto, un padre molto, molto divertente. Una persona divertente? Sì. Lui, come lo vedevi nello schermo, era anche nella vita così. La persona anche... Mi ha insegnato anche che in questo lavoro bisogna anche essere un po' umili, un po'... Insomma, ho imparato veramente tanto. Anche se purtroppo col lavoro che faceva non è che lo vedessi proprio tanto, stava in giro... molto spesso, quindi... Cosa gli vorresti però dedicare in questo la cosa momento? Bella è che io ho avuto la grande fortuna, ecco, vedendo queste immagini con Mina, così. Io quando ero piccolo lui mi portava sempre nei suoi programmi, sono venuto in questo studio al Teatro delle Vittorie e quindi ho avuto l'occasione di conoscere questa gente fin da allora. Allora, un brano di mio padre che vorrei farti sentire adesso, sì? È un brano che ha una storia un po' particolare. Era il 1975 e noi con i Goblin eravamo in classifica per ben 15 settimane. Pensa, un record mai superato. 15? Settimane al primo posto della Hit Parade, quella di Lieri Luttazzi. No, vabbè. È vero. Certo. Nessuno ha mai... E allora però, nello stesso anno, mio padre aveva fatto la colonna sonora di uno sceneggiato televisivo che si chiamava Gamma. E alla 16ª settimana noi ci aspettavamo, e anche questa settimana invece fu mio padre a toglierci questo. Bella filmato. Questa cosa, sì, però sì, cioè sì, il sì, papà sì. Praticamente ha detto via ragazzi, vero. Arrivo io. Ed è Gamma, un pezzo molto bello. Quindi fai il pezzo di tuo padre? Eh beh, per la prima volta suono un pezzo di mio padre in televisione. Grazie di questa opportunità. Thank you.
mandato molto presto, aveva 54 anni e c'è stato anche poi una causa, insomma brutti, è stato brutti momenti, sì. Dei brutti momenti, voi siete stati anche risarciti. Ma non, quando perdi una persona così cara non esiste risarcimento che possa compensare a questa perdita. Purtroppo in questo centenario, di questo centenario che oggi ricordiamo, mio padre ne ha vissuto solo la metà, però intensamente, molto... Per fortuna. Sì, è stato una specie di eroe dei due mondi, perché lui era molto famoso anche in Brasile, dove io sono nato, e lui faceva un programma che si chiamava Simonetti Show. E poi dopo decise di tornare in Italia ed ebbe lo stesso successo anche qua, per cui molto bella questa cosa. Il talento non ha nazionalità. Esatto. Ma la musica poi. Sì. Grazie. Paperino. No, grazie a te. Grazie. Allora lo ricordiamo ancora una volta accanto a Sandra Milo. Ah, ecco. Lo facciamo accanto a Sandra Milo e mentre va questo filmato, un'ultima cosa ce la puoi dedicare però. È bellissimo vederti suonare il piano. Non lo so, Profondo Rosso? Profondo Rosso? Sospiria. Sospiria, che... bene. Allora, Sospiria c'ha anche una... è cantato da me, io non faccio il cantante, però ci vorrebbe una cantante brava come lei. Però nel mio caso la voce così no, perché io faccio la la la, sarebbe la la. Che con Sandra Milo. Grazie davvero. Sposami. Ed improvvisamente fu il sole, perché tu ne eri là. Sì. Ma poi? E poi gli uccelli mi cantavano e io misi un velo bianco e tanti fiori di azzurri qua alle orecchie. E io dissi, oh, le tue orecchie sono ancora più belle con i fiorellini azzurri, però non ci mettere dei fiordalisi. Però dopo... Però dopo tu avevi un magnifico cappello, mi prendesti in braccio e mi portassi in una casa di zucchero. Sì. E tu la mangiasti tutta e ti venne l'indigestione. Ti sentisti male per una settimana e io vegliai al tuo capezzale afflitto. Sì, ti ricordi, diventai grossa, grossa, grassa così. Ci volle un letto a tre piazze, non ce n'erano, non obbligati a farlo costruire, ma fu bello ugualmente, sai? Peccato che ora... Peccato che ora tu vuoi partire. Fine.